Allora ragazzi, vi ricordo che quindi Mario ci ha ricordato questi due appuntamenti per il 20 e 21 settembre, per il rinnovo del Consiglio regionale con Valeria Ciarambino presidente. Ha parlato prima Mario, uno dei candidati al Consiglio regionale. Parlateci con i candidati, vedete che cosa vogliono fare e che cosa hanno in mente, quindi ce ne sono altri. Parlateci e capite, perché noi votiamo delle persone con competenze per quanto gli altri ne vogliono dire invece. Scusate, io mi manco un po' il fiato. Ora lascio la parola alla nostra candidata presidente, Valeria Ciarambino. Ragazzi, posso solo dire grazie a tutti, perché già stare qua è un gesto che dice tutto, sotto un sole cocente. So che ci state aspettando da tanto tempo, quindi vi ringrazio per aver resistito. Resistete un altro po', vi raccontiamo quello che abbiamo in mente di fare per la nostra regione. Stiamo girando tutta la campagna in lungo e largo, in un momento complicatissimo, una campagna elettorale a 40-45 gradi, ma abbiamo deciso di non fermarci neanche il giorno di Ferragosto. Allora vi chiedo una cortesia, ci sono le sedie? Per favore sedetevi tutti, se no non continuiamo questo incontro, e tenete, ragazzi, le mascherine. Allora, ve lo chiedo addirittura come piacere personale, perché il responsabile della sicurezza sono io, quindi qualsiasi cosa andrà su di me. Vi chiedo cortesemente, veramente per piacere, ma è per la sicurezza di tutti. Sappiamo che è pericoloso se siamo tutti l'uno vicino all'altro, vi chiedo cortesemente anche di indossare le mascherine. Lo chiedo per voi, innanzitutto per voi. Perfetto. Allora, continuiamo, ci sono le sedie, sono distanziate. Noi siamo rappresentanti delle istituzioni, abbiamo a cuore la vostra salute, anche perché io dico sempre una cosa, il 20 e il 21 settembre dobbiamo stare tutti bene, perché dobbiamo andare a votare. Il Movimento 5 Stelle alla Regione Campania e il sì al taglio dei parlamentari. Non ci siamo fermati neanche un giorno, neanche a Ferragosto. Ci sono i sondaggi che dicono che c'è qualcuno che avrebbe già vinto queste elezioni. Io vi dico una cosa, ma chi l'ha deciso? I cittadini non hanno ancora votato, e soprattutto ci sono il 50% dei cittadini campani che sta pensando di non andare a votare. Vuol dire che la maggioranza delle persone di questa terra, scusate, se non vi sedete ce ne andiamo, ok? È una questione di rispetto per la salute di tutti, quindi ai giornalisti chiedo di mantenere le distanze, agli altri di sedersi, anche a voi che siete là, per favore. Grazie. Se il 50%, non c'è bisogno che interveniamo tutti, ho già detto io e va bene così, per favore sedetevi. Se il 50% dei cittadini campani non vuole andare a votare, questo vuol dire che queste persone non vogliono votare chi ha già governato la nostra terra e l'ha ridotta così. Se fosse tutto a posto, se i vostri servizi fossero migliorati, se la qualità della vita in 10 anni di Caldoro e De Luca fosse migliorata, oggi noi avremmo i cittadini che vorrebbero correre alle urne per riconfermare queste persone, e invece il 50% ha già deciso o pensa di non andare a votare. Insieme siamo la maggioranza della Campania, unitevi a noi, dateci fiducia. Andiamo a governare la Campania e cambiamo questa terra. Io vivo e sento la politica come il servizio più alto ai nostri cittadini. La politica deve adoperare ogni singolo euro di denaro pubblico per cambiare la vita delle persone. E invece chi sta nelle istituzioni e chi ci ha governato fino ad oggi ha pensato che la cosa pubblica e il denaro pubblico dovessero servire a mantenere un sistema di potere. A febbraio io ho fatto un passo di lato da candidato presidente, se lo ricordate, avevo lanciato il nome di Sergio Costa chiedendo alle forze civiche e politiche sane di unirsi in questo progetto. Quindi non credete a chi vi dice che il Movimento 5 Stelle vada solo, perché noi siamo chiusi, perché ce ne freghiamo del bene della Campania e perché vogliamo andare all'opposizione perché fa comodo. Noi vogliamo e volevamo andare a governare la Campania
per farla rinascere dalle macerie in cui l'hanno ridotta. Questo significa mettere il bene dei cittadini prima della propria visibilità personale. Lo posso dire con orgoglio perché ho provato a farlo. Oggi noi continuiamo su quello che era il progetto di rinascita della Campania, mentre gli altri hanno sacrificato il bene della Campania sull'altare del consenso. Il primo atto che io ho proposto come candidato presidente della Regione Campania è stata la firma di un patto contro gli impresentabili. Avevo chiesto oramai 2 mesi fa ai miei competitor di firmare un patto, di firmarlo tutti, un impegno con i cittadini, in cui dicevamo che ci saremmo impegnati a non candidare personaggi che sono indagati o addirittura rinviati a giudizio per voto di scambio, a volte per voto di scambio politico mafioso, persone condannate per danno erariale, persone implicate in reati contro la pubblica amministrazione. E invece quel patto è rimasto con una sola firma, la mia, e nelle liste di destra e di sinistra ci sta dentro di tutto: i peggiori delinquenti, impresentabili, persone che domani potranno entrare nelle istituzioni e occuparsi della vostra vita, dei vostri ospedali, dei vostri soldi, dei vostri trasporti. Noi ci stiamo mettendo la faccia. Io sto versando gocce di sudore ogni giorno e non mi fermerò fino all'ultimo momento, ma a decidere del futuro della Campania siete solo e soltanto voi. Se voi continuate a fidarvi di chi vi ha ridotto così, fate pure, ma dopo vi prego, non venitemi a chiedere perché le cose non funzionano, perché voi avete una possibilità. Avete la possibilità di giudicare chi oggi si candida a governare la Campania sulla base dei fatti e non delle parole. In campagna elettorale ascoltate tantissime parole. Tutti promettono, tutti dicono farò, realizzerò, costruirò, migliorerò. Chi è di fronte a me ha già governato la Campania. Quando vi dice che potenzierà la sanità pubblica, quando l'ha smantellata, per favore chiedetegli perché non l'hai fatto mentre governavi e prometti di farlo domani. In 5 anni noi abbiamo condotto battaglie senza sosta nell'interesse dei cittadini. Questa si chiama credibilità. Le cose che io oggi vi racconto sono le cose che ho già provato a fare stando all'opposizione di questa regione. Parliamo un attimo di sanità. Prima c'era una signora che fa parte delle graduatorie degli operatori sociosanitari. In Campania, grazie alla politica che si era mangiata la sanità con un deficit di 10 miliardi di euro, per 10 anni non abbiamo potuto assumere personale. Abbiamo 13.500 medici, infermieri, operatori sociosanitari in meno. Questo vuol dire che i reparti non funzionano, che gli ambulatori sono aperti pochi giorni a settimana e solo mezza giornata, che le liste d'attesa crescono a dismisura e che paghiamo 300 milioni di emigrazione sanitaria per andarci a curare fuori regione. Noi vogliamo prendere questi 300 milioni e anziché darli alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna, verso cui vanno i nostri concittadini, li vogliamo utilizzare per fare 20.000 assunzioni nella nostra sanità, a partire dallo scorrimento delle graduatorie. Ci sono graduatorie già pronte, i concorsi sono stati fatti e non si assume perché bisogna continuare a prendere interinali dalle società di lavoro interinale e fare clientela, promettere posti di lavoro in cambio del voto. Noi chiediamo che si scorrano le graduatorie, che si facciano rientrare i nostri validissimi operatori della sanità costretti a lavorare fuori regione e solo dopo che si facciano i concorsi, perché c'è posto per tutti dentro la sanità campana. Vogliamo riaprire gli ospedali e i reparti che sono stati chiusi, perché in questa terra è negato il diritto alla salute e non è un caso, perché se voi dovete aspettare 6 mesi per farvi un'operazione di tumore alla vescica, questi sono i tempi di attesa in Campania. O andate nella sanità privata o pagate 10.000 euro in intramenia. Allora noi vogliamo che questo non accada più. Bloccheremo l'intramenia negli ospedali, che vuol dire
l'attività privata espletata negli ospedali pubblici ogni volta che le liste d'attesa supereranno i tempi previsti. Non deve più esistere che vi dicano: se ti devi operare nel pubblico aspetti un anno, se paghi ti opero domani. Questa non è sanità pubblica e non è garanzia del diritto alla salute. Abbiamo un programma importante, serio, che riguarda la formazione dei vostri giovani, dei nostri figli. Vi dico solo questa cosa: nel bilancio gestionale 2020 della Regione Campania ci stanno 40 milioni di euro per la formazione. Ho chiesto alla Regione Campania una cosa: a fronte dei tanti soldi che tu investi in formazione, perché se andate sul vocabolario, alla parola formazione c'è scritto servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo. La formazione non serve a prenderti il diplomino che azzecchi nella cameretta, serve ad essere formato per un lavoro di cui c'è bisogno e ad entrare nel mondo del lavoro. Ho chiesto alla Regione Campania: visto che tu investi tutti questi soldi, quante persone sono state assunte a fronte di questo investimento? Volete conoscere la risposta? Semplicemente la risposta non c'è, perché questi qua mica si sono preoccupati di capire se quella formazione era efficace e serviva ad entrare nel mondo del lavoro. La formazione serve a spendere i soldi, perché poi gli enti che ricevono i fondi magari dopo ti sostengono alle elezioni. Ovviamente non è per tutti così, ma in alcuni casi è così. Allora noi vogliamo fare una rivoluzione nel mondo del lavoro a partire dalla formazione. Se sarò al governo di questa regione, io riunirò tutte le imprese, le categorie produttive della Campania e il catalogo formativo della Regione Campania, lo faremo insieme. Di quali lavori c'è bisogno in Campania? Perché non è possibile che io sento gli imprenditori che mi dicono: mi mancano i metri di sala, mi mancano gli specializzati in alta tecnologia, mi mancano le sarte e devo andarmele a prendere in Est Europa o fuori regione. Devono lavorare i cittadini della Campania e li dobbiamo formare per i lavori che servono, facendo incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Ancora, abbiamo fatto un piano casa per dare 20.000 nuove case ai cittadini della Campania. Abbiamo 1.200 fabbricati di proprietà della regione, solo 92 di questi sono affittati, il resto versano nell'abbandono. Recuperiamo 1 milione di euro dagli affitti che ci pagano e paghiamo 13 milioni di euro all'anno per affittare gli uffici in cui hanno sede la regione e il consiglio regionale. Capite come si tratta la cosa pubblica? Prenderemo questi 1.100 fabbricati sfitti, faremo un patto con le associazioni di categoria dell'edilizia e anche con i privati, faremo dei project financing e li trasformeremo in 10.000 case da dare a 10.000 famiglie in difficoltà della Campania, papà che non possono più pagare gli affitti per via dell'emergenza Covid perché hanno perso il lavoro, giovani coppie che vogliono farsi una famiglia e non possono pagare l'affitto, papà e madri separate che non ce la fanno ad andare avanti e a dare un tetto ai loro figli. Lavoreremo senza sosta nell'interesse dei cittadini, potete starne certi. Grazie. Lascio la parola a Luigi Di Maio, che insieme a me, e forse ancora soffrendo un po' di più perché lui ha sempre la giacca anche sotto il sole a 50 gradi, ci sta accompagnando dappertutto in questo fine settimana in Campania per sostenere i nostri candidati sindaco, per sostenere la nostra campagna elettorale per le regionali e per parlarvi delle ragioni del sì al referendum. Luigi Di Maio. Grazie Vale. Grazie Valeria, grazie a voi, perché è circa all'una di domenica, col mare a pochi chilometri, anzi a pochi metri da qua. È veramente un onore avervi in questa piazza, tanto il bagno ce lo stiamo facendo comunque di sudore, però vi ringrazio davvero perché non speravo in così tante persone a quest'ora, e devo ringraziare chi ha organizzato tutto qui, anche nello stare cercando di far rispettare tutte le norme sanitarie. È una piazza larga, quindi possiamo stare tutti abbastanza a distanza. Voi avete sentito Valeria, si vota per le elezioni regionali il 20 e 21 settembre. E noi sosteniamo tutti Valeria, la lista dei candidati alle regionali,
stiamo vivendo un po' un déjà vu, perché ormai sono tre tornate elettorali che Caldoro e De Luca si candidano l'uno contro l'altro, sempre gli stessi. Questo poi la dice lunga anche sul problema della classe politica regionale campana, che non riesce neanche a rinnovarsi, se ci pensiamo. Detto questo, il 20 e il 21 settembre, oltre alle elezioni regionali dove deciderete a chi affidare la vostra sanità, perché la sanità è regionale e l'avete vista anche durante questa pandemia, che sono le regioni a gestire gli ospedali, e quindi il 20 e il 21 settembre, quando voterete Valeria, deciderete se affidare a lei la sanità e a tutta la squadra della lista, oppure a quelli che la tengono così, che ve l'hanno creata in queste condizioni. Io voglio solo dire una cosa: è giusto che ognuno voti chi pensa di poter votare e di voler votare, però ricordiamoci sempre che le persone si giudicano sui risultati, e la sanità è il principale risultato di ogni giunta regionale, perché il 90% del bilancio della regione, i soldi, vanno nella sanità. Quindi chi si siede a fare il presidente della regione decide dove mandare i soldi, per il 90% nella sanità. Detto questo, il 20 e il 21 settembre si vota anche per un'altra cosa. Noi abbiamo scritto su questo piccolo manifesto: ora o mai più. Si vota per tagliare 345 parlamentari della Repubblica. Andiamole a casa! Cioè, vi daranno due schede, una è quella delle regionali, una è quella del referendum. Quel giorno, se votate sì, tagliate 345 parlamentari e passiamo da circa 1000 a 600 parlamentari in Italia. Se votate no, tutto resta così com'è. Ora, io credo che ci siano tante buone ragioni per votare sì, e non ve la voglio mettere subito sui risparmi. La prima ragione per cui votare sì è che la Germania, che ha più abitanti di noi, ha 700 parlamentari. Noi ne abbiamo 945. La Francia ha 600 parlamentari. Noi ne abbiamo 945. Il Regno Unito, l'Inghilterra, ne ha meno di 600. Noi ne abbiamo 945. Come mai abbiamo così tanti parlamentari? Per un principio nobile dei nostri padri costituenti, quando venivamo dal fascismo, perché dissero: le nostre istituzioni non sono solide a livello territoriale, non abbiamo una solidità delle istituzioni, mettiamo tanti parlamentari così possiamo rappresentare i cittadini meglio. Ma da allora ad oggi sono nate le regioni, le province, i comuni con i consigli comunali, i consigli di municipi, i consigli di quartiere, le aree vaste, le città metropolitane e le comunità montane che arrivano al mare. Quindi personalmente credo che abbiamo abbastanza rappresentanti e possiamo tagliare qualche parlamentare. Ora, qualcuno vi parla di rappresentatività. Allora, io premetto che ho fatto un giro in Campania ieri, l'altro ieri e anche oggi, e tutti quelli che incontro, anche quelli che non ci votano, ci dicono che voteranno sì al referendum. Anche perché non è una questione del Movimento 5 Stelle. Voi, se trovate qualcuno che è contro il movimento, ditegli di votare sì, perché taglia pure i parlamentari del movimento, non è che si tagliano solo i parlamentari degli altri partiti. Quindi ci sono tante buone ragioni, tutti hanno una buona ragione per tagliare 945 parlamentari. C'è anche una ragione di risparmio: sono 300.000 euro al giorno che si risparmiano. Ora, per il bilancio dello Stato non sono tanti, però questa sufficienza con cui si trattano i soldi e con cui si dice: ma sono solo 300.000 euro al giorno. Io dico sempre che c'è gente, molta gente, che anche nella busta paga lorda in una vita intera non le ha mai visti 300.000 euro. Quindi, per quello che mi riguarda, soprattutto in un momento di crisi economica, di crisi pandemica come siamo e che stiamo vivendo, ogni soldo che si può risparmiare lo risparmiamo. Aggiungiamo un'altra cosa: che quelli che votano no, io li definisco i benaltristi, sono quelli che dicono: ma non bisogna tagliare i parlamentari, ci vorrebbe ben altro. E adesso hanno cominciato a dire: ma non tagliamo i parlamentari, tagliamo lo stipendio dei parlamentari. Noi per 8 anni gliel'abbiamo detto. Adesso, guarda caso, per non tagliare se stessi, dicono: invece di tagliare proprio la nostra poltrona, siamo disposti a tagliarci lo stipendio. Benissimo, perché a noi non ci cambia niente. Noi ce lo tagliamo da 8 anni lo stipendio, non abbiamo mai smesso. Bravo. Io ho fatto bonifici per 400.000 euro che stavano sul mio conto corrente,
e come li ho fatti io, li hanno fatti tutti a fondi dello Stato. Poi c'è qualcuno che ha fatto il furbo e l'abbiamo messo fuori, come abbiamo sempre fatto, non è che è cambiato qualcosa. Però a questo aggiungo, se quelli che non vogliono, che vogliono votare no il 20 e il 21 settembre, sono quelli che però dicono che bisogna tagliare gli stipendi dei parlamentari, perfetto, perché loro si tagliano lo stipendio e noi il 21 settembre, il 20 e il 21 settembre, votando sì, taglieremo anche i parlamentari. È una questione europea, noi portiamo a livello europeo il numero di parlamentari, è una questione di futuro, è una questione di fiducia nelle istituzioni. Poi io non sono venuto a dirvi che così risolviamo tutti i problemi degli italiani, avete problemi di lavoro, di sanità, problemi di ambiente, problemi legati ai trasporti, abbiamo tanti problemi, dopo ti faccio parlare, abbiamo tanti problemi, ma il tema principale è che nessuna istituzione si può permettere di dire agli italiani fate sacrifici se prima di tutto quella istituzione non dimostra di aver fatto tutti i sacrifici che deve fare. Bravo, bravo. E non basterà mai, non basterà mai, perché abbiamo fatto la battaglia per tagliargli i vitalizi, ci siamo riusciti alla Camera, quindi gli ex deputati non hanno più il vitalizio, gli ex senatori se lo sono reintrodotto attraverso alcuni senatori che stanno lì, ma adesso facciamo ricorso e glielo facciamo saltare. Alle regioni abbiamo tagliato i vitalizi, non l'ha mai detto nessuno, tanto è vero che qualcuno non ci crede, avevamo fatto una norma nel 2018 che diceva alle regioni o tagliate i vitalizi o da Roma non vi mandiamo più i soldi per pagare gli stipendi dei consiglieri regionali, in due mesi hanno tagliato tutti i vitalizi, perché dovevano decidere tra il loro stipendio e i soldi che prendevano quelli che c'erano prima e hanno deciso per il loro stipendio. Ora tutto questo il 20 e il 21 settembre possiamo decidere di farlo. Ma non è tutto, perché voi darete un segnale, e lo dico veramente, non è una questione di chi vota il nostro movimento. Tutti possono scegliere tra il sì e il no, anche non in base alle proprie convinzioni. La cosa che però voglio aggiungere è che non abbiamo dimenticato che questa è una terra che ha bisogno di tanto lavoro. E il lavoro per me riparte se ripartono alcuni settori principali, come l'edilizia. L'edilizia ha sempre trascinato il nostro territorio, perché l'edilizia muove i negozi, muove tutti i fornitori, muove le persone, il lavoro nell'edilizia, l'indotto, questo lo abbiamo fatto, lo abbiamo realizzato nella crisi dell'edilizia, quando nel 2008-2009 ha cominciato a perdere di forza. Perché ha perso di forza? Che abbiamo costruito così tanto che non servivano più tutte quelle case che c'erano. Adesso voi avete sentito parlare di questo eco bonus al 110% in questi giorni. Io vi invito ad approfondire, perché voi con questo eco bonus al 110% potete, è già operativo, ristrutturare casa vostra in maniera sostenibile e tutti i soldi vengono restituiti perché si cede quel credito alla banca e le banche se lo spalmano sul tempo, perché la parte in eccesso ce la mettiamo noi come Stato. È un meccanismo complicato, ma se sentite l'azienda di edilizia o il vostro, diciamo, la persona di fiducia, il vostro architetto professionista di fiducia vi spiegherà perché è importante per noi quel meccanismo, perché se noi rimettiamo in moto le ristrutturazioni diamo lavoro alle persone, e il lavoro nell'edilizia è sempre stata una tradizione del nostro territorio, che infatti quando si è fermata ha bloccato tutto il resto. L'ecobonus è una delle misure che metteremo in campo, noi ce la metteremo tutta. Ciò che vi dico è che il 20 e il 21 settembre si vota per questo referendum, è un referendum che quando giro per il paese mi dicono tutti che voteranno sì, quando vado a Roma ci sono quelli che ti dicono che voteranno no, e non sono i cittadini di Roma, ma sono alcuni parlamentari, alcuni personaggi che ovviamente li comprendiamo. Noi non abbiamo paura di perdere dei posti in Parlamento, perché anche il Movimento li perderà, perché stiamo parlando di 345 parlamentari in meno, ma non abbiamo mai avuto paura di fare la cosa giusta, più che quella che ci conveniva. E molto spesso ci hanno detto siete stati dei fessi, perché vi siete fatti fregare così, facendo quelli che fanno la cosa giusta e non quelli che fanno la cosa che gli conviene. E forse in questo mondo è anche un po' vero, quante volte nella nostra vita ci dicono tu sei troppo corretto, dovresti fare il furbo come fanno gli altri, però tanto noi comunque non ci riusciamo, devo dire siamo una, diciamo, abbastanza scarsi nell'essere furbi, mettiamola così, siamo molto scarsi,
Io credo che però alla fine verrà ripagato questo atteggiamento, perché nel futuro dei giovani di questo paese ci sarà un Parlamento con meno parlamentari, e questo vuol dire, io ne sono sicuro, che lavorerà con più qualità, perché con questi numeri ognuno aggiunge la sua norma, ognuno aggiunge il suo emendamento, ognuno aggiunge la sua marchetta, e quello che si produce sono le leggi che quando le leggete non capite neanche che cosa dicono. Il paragrafo 5 che richiama la legge 6 del decreto Reggio di 100 anni fa e così via. Quelle leggi nascono così per la complessità del lavoro del Parlamento. E poi metteremo mano alla legge elettorale, ai regolamenti parlamentari, come abbiamo detto, è un disegno complessivo. Io vi ringrazio per essere stati qua, perché non era scontato trovarvi in una piazza la domenica a luna aspettando anche tempo. E mi scuso se ho fatto tardi, ma vi assicuro che mi sono svegliato stamattina, mi sono messo in macchina, abbiamo messo in moto la macchina e è partita la macchina, e quindi abbiamo dovuto trovare Raeboli e abbiamo dovuto trovare un'altra macchina, e ho fatto tardi sia qui che alla tappa precedente. Ci rivedremo sicuramente prima del referendum, staremo un altro po' insieme, il 20 e il 21 settembre votiamo per Valeria Ciarambino alla Regione, che ha tutto il nostro sostegno, e votiamo per il sì a questo referendum. Due buone ragioni per andare a votare. Ciao a tutti!